Hey, what's up everybody? Frank Volk here, welcome to the channel. Today we're doing a reaction that is gonna be a mixed, because a mix of Italian and English, because we have done many Maneskin. It's already becoming a favorite of the channel, but I've done many in Italian, in my dialect slash Italian, which not everybody understands, of course. So today I'm gonna do a little bit in Italian, a little bit in English. Facciamo un pochettino in italiano, un pochettino in inglese, così tutti quanti capim, alright? A parte Google, che quando parli napoletano non capisce niente, infatti chiedo già scusa per quando compariranno i sottotitoli. Google, cioè, fate una vacanza a Napoli, capite? Capite Google? No, non puoi che vai in Italia, passa un po' per tutte le regioni, vai a Sicilia, vai a Roma, in modo che immagazzini anche un po' il dialetto. I'm just telling Google to go in Italy, in the different region, to learn also the dialect, so that the automatic translation will not come across absolute gibberish, alright? And today, la paura del buio, fear of the dark, it's not an Iron Maiden song. Yes, it is Iron Maiden song, okay? Fear of the dark, ovviamente. Tengo paura dello scuro. Sento mille voci che parlano, ma non sento che dicono. Mi guardo allo specchio ed immagino di essere al circo su una giostra di felicità. E non voglio andare giù, anche se non mi diverto più. Già. A volte mi sento un miracolo. Beside of myself, I don't know. I would say like I'm out of my mind. Sto fuori di me. Could be you can translate like this. Honestly, you cannot do it literally. I would use in this expression, because this expression I'm fuori di me. It's like I'm out of my head. Sono fuori di testa pure. Okay? Quindi, I would translate it more into I'm out of my mind. Sono fuori di testa. Hai fatto pure un'altra canzone così, fuori di testa. Right away you got this thing about, like, you know, being like a sort of show pony, that you're happy on being on the carousel and on the merry-go-round, and yet you want to get off because you're not enjoying it anymore. That's already pretty early on, I would say, if that's the metaphor. La metafora del scendere giù dalla giostra, che uno si sente al circo perché ti trattano come si dice, un pochettino come un clown da circo, da intrattenimento, e uno non si diverte più. Già, che le so, 2-3 anni, che mano, già ci fa stia. Anche se you will sing my name. All right, we got the attitude here, huh? There's a little bit of cockiness in the attitude, and also a little bit of contradiction, un po' di contraddizioni per quanto riguarda cercare di non avere più paure, superare i propri limiti, superare le proprie ansie. Poi chissà da che cosa è originato, storie personali, boh, no, I have no idea where it comes from. Of course, it's something that everybody goes through, the realization of our own fears and limitations, and where they take place, how they take place, and the awareness of wanting to improve yourself and all of that. So quello di migliorarsi, di sentirsi al sicuro, di sentirsi accettato. E allo stesso tempo poi ci sta la contraddiction di un po' della vendetta, quell'atteggiamento un po' vendicativo.
Mi sto preparando con il mio balletto con il diavolo da quando ero piccolo. Ma proprio perché? Sempre queste referenze, questi riferimenti biblici, capito? Le solite cose. Però con atteggiamento di vendetta, capito? Ti ricorderai del mio nome perché io diventerò grande. Per cent'anni, come si dice a Napoli. But anyway, so there's a little bit of contradiction, vindictiveness, being vindictive, and at the same time talking about your own fears. So again, a lot of time those are mixture, I guess, of just your own experience, but also inspiration that you look up to, also because hasn't passed a lot of time, you know, that you had to go through certain things. But obviously, when it comes down to fear, mental illnesses, anxiety, all those things that can easily happen also to younger people. Actually, quite commonly in teenage years, you might have struggling, you might struggle with stuff like this. So to that extent, also the contradiction in between being cocky and insecure kind of makes sense also. And also with that kind of anger that you want to be proving others that you know, you're gonna emerge, that they will remember you. I will talk about being accepted later on, which always comes down to that in the end. There's this kind of playfulness with the guitar chords, you know? Gli accordi della chitarra mi ricordano un pochettino sempre i White Stripes, i Queen of the Stone Age. C'è un po' un po' un tocco divertente alla musica, almeno così mi arriva all'orecchio un pochettino. E soprattutto con la combinazione di un po' del rap flow e il cantato in questa parte che è un po' più melodico, lungo, diciamo, al posto delle snappy flow of rap bars. It's pretty nice actually. And again, of course, the usual reference to Red Hot Chili Pepper is undeniable. It's not a matter of whether or not they have to be original. I like the touch. I really like. Mi piace il tocco di questi pezzi. Mi piace proprio la sonorità. Hanno fatto un bel lavoro di prendere queste piccole cose da qua e di là, tipo di effetti, tipo di chitarre. E la sua voce pure mi ricorda un pochettino il cantante dei Mother Love Bone. Per chi non lo sa, i Mother Love Bone erano tra le prime band. Penso. Non mi ricordo se erano già tutti i Pearl Jam, a parte Andy Wood, il cantante che poi è morto purtroppo, che era grande amico also di Chris Cornell. Quindi i primi pezzi dei Mother Love Bone sono molto carini, penso che c'erano entrambi i chitarristi dei Pearl Jam. Poi dopo ovviamente si sono sciolti aspettando di mutarsi in qualche altra cosa, hanno avuto la fortuna dalla disgrazia di trovare Eddie Vedder. E sono diventati quelli che sono diventati, diciamo. Quindi, in quel senso, da una storia tragica è nata un'altra delle più grandi band del grunge dei nostri tempi. Però, comunque sì, you know, go check the singer of Mother Love Bone. Reminds me a little bit of the singer of Maneskin, the other way around. The singer of Maneskin, and it's that kind of like young voice with that kind of nice raspiness of, you know, very rockish. That also Andy Wood had. So maybe we should do a reaction also on some of those songs. Anyway, andiamo avanti, finiamo questo pezzo. Questa strammata che con la chitarra elettrica pulita per lo più è proprio classica e frusciante proprio, sai da fa.
bella, bellina sta parte. So nice this part, overing with more reverb on the voice, eh? Questa parte finale con più riverbero sulla voce a cappella, molto molto bellina, con le longhe nude, con le note lunghe, ma che cazzo di lingua sto parlando, with long notes sustained, very very nice, ci è piaciuto questo pezzo, dai, molto giocherellone pure in un certo senso, e il significato ovviamente, capito, some sample là, ne abbiamo già parlato altre volte. Io per quanto riguarda volte pezzi anche che cominciano a diventare anche band che cominciano a diventare hyped, e questo è il caso dei Maneskin, stanno diventando molto hyped e molto probabilmente io da una parte spero che possano diventare più grandi come altre band, che ad esempio faccio un esempio, BTS dal Sud Corea è una delle band più grandi al mondo oggigiorno, che alla fine pure il Sud Corea non è un paese gigantesco, capito, con 300 milioni di abitanti, ci saranno un bel po' di abitanti pure là, però è interessante vedere come una band che viene da un paese più o meno grande come l'Italia, ma non mi ricordo se sono 100 milioni o di meno, forse mi sbaglio, forse confondo col Giappone, è interessante vedere come alcune di queste band abbiano conquistato addirittura pure in parte coreano, parte in inglese, il mercato della musica pop. Cioè, quindi da una parte non ci vedo niente di impossibile, pure per un gruppo come i Maneskin, di diventare più internazionali. L'italiano suona molto bellino, secondo me crea anche un po' di curiosità, perché è sempre stato comunque melodico all'orecchio delle persone. Io che vivo all'estero, ma a meno che si dice tutto qua. So it's interesting to see also an Italian band that speaks, you know, sings in English and Italian, and to bring that kind of melodic Italian sound to the rest of the world. I see it as a possibility that it might happen, like the same way bands like BTS or reggaeton band from Mexico and South America, Central America, have, you know, have flooded also the international music market. I can see them cutting themselves a nice niche in the rock indie sphere of a good band. But then again, that it's all up to them and what they will do after the hype, after the momentum. They're definitely a bankable, sellable band, 100%. They have all the right ingredients. So, loro hanno tutti gli ingredienti giusti per essere venduti sul mercato internazionale. Vedremo che succede. Nel frattempo, in bocca al lupo a tutti. Se volete vedere una cover che ho fatto oggi dei Pearl Jam, se siete curiosi, Jeremy, andatela a guardare sul mio canale. It's a nice way to support my channel. È un bel modo di sostenere il mio canale. Guardando un altro video, ascoltando una cover che ho fatto, altre canzoni. Alright, ragazzi, ci vediamo. È stato un piacere come al solito. È stato un buon, be nice. Mettetevi la crema per il sole, vedi? Proprio bianco che in Olanda, anche se è una bella giornata. Protect yourself from the summer sun if you are in the summer.